Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo Vlogmas. Il Vlogmas di oggi sarà una cosa molto 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 strana e speciale per il mio canale. Infatti, non c'entra niente con il mio canale, però magari in futuro se video di questo tipo vi piacciono potrei inserirli nel mio canale. Sto parlando di video di gaming, in pratica. Sapete che studio ingegneria informatica, no? E è abbastanza scontato che io sia un po' nerd. Infatti, è da un po' di tempo che sto giocando a Minecraft e in realtà non è neanche da un po' di tempo. Io ho iniziato a giocare a Minecraft appena è uscito. Non so in che anno sia uscito, ma veramente tantissimi anni fa sono sicura. Vediamo un attimo. Minecraft è uscito nel 2011 e io mi ricordo che effettivamente ci ho iniziato a giocare quando facevo circa le medie e io nel 2011 facevo le medie. Quindi sono sicura che io Minecraft lo conosco dai tempi dei tempi. Giocavo tantissimo, mi ci divertivo un sacco a costruire le cose e tuttora quello che mi piace fare è principalmente costruire le cose, anche se non sono molto capace e faccio cose che vengono un po' bruttine. In questo vlogmas di oggi, visto che quasi ogni giorno un'oretta la passo a giocare a Minecraft, ho deciso di mostrarvi quello che faccio effettivamente quando gioco a Minecraft e quindi di farvi vedere cosa ho costruito finora. L'ho ripreso da un paio di mesi, quindi non vi aspettate che io abbia costruito grandi cose. Ho pensato che potesse essere una cosa carina e magari se vi interessa vedermi anche proprio mentre sono nell'azione del giocare effettivamente, potrei fare proprio video dedicati in futuro. Quindi vi lascio al video, ci vediamo dopo. Mi sto sentendo un sacco più di PewDiePie in questo momento. Bene, sì, forse diventerò anch'io una gamer. Ovviamente sto scherzando, anche perché non sono capace. Quando cavolo le ci vuole a questo coso? Oh. Vi dico subito che non ho un microfono, quindi il microfono che sto usando è quello del computer. Oh. Allora, come vedete ho due mondi. Ho iniziato il 23 novembre 2019 alle 5 del pomeriggio, quando ho deciso di riprendere a giocare a Minecraft. Brutta scelta. Non mi ricordo neanche più cosa c'è, andiamo a vedere. Allora, non mi ricordo assolutamente quello che avevo fatto in questo mondo. Qua, come vedete, c'è la mia casa. Ok, a quanto pare qua c'è una piccola fattoria di mucche e pecore, tutte messe insieme e accatastate. Perché ovviamente, cioè, io ho iniziato a giocare a questo gioco, ma non avevo la più pallida idea di come si giocasse, cioè non mi ricordavo. Quindi, cioè, un po' a caso ho fatto tutto. Qua c'è la mia bellissima casa, a quanto pare. Bene, là. Ah, ok, ora mi sto ricordando un po'. Sì. Questa era la porta laterale, non era la facciata principale. La facciata principale era questa qua. Se non ci sono mostri è perché li ho tolti, perché mi stavano antipatici. Perché ho il cursore qua sopra! Ok, non importa. Allora, questa era la facciata principale della mia casa. Bella, mi sono anche impegnata. Questo è l'ingresso, qua c'è un coso che ho tolto dalla testa di un cattivo. Sì, non ho idea di come si chiamino i mostri e non ho la più pallida idea di quale sia lo scopo del mio gioco. E ho pure tolto i mostri perché mi davano fastidio, però mi diverto a giocarci lo stesso. Qua c'è una chest con dentro materiali, roba, bella roba. Qua c'è, vabbè, il forno, questo coso che non ho idea di cosa faccia e non so perché l'ho messo qui, ma l'ho rubato da qualche parte. Oppure l'ho costruito perché mi appariva nel libro delle ricette e volevo vedere cosa facesse. Questo robo che ho rubato da un villaggio. Sta cosa qua l'ho rubata anche da un villaggio, ma non so cosa sia. Qua c'ho materiali, tipo sta roba qua. Poi abbiamo una fornace che sta bruciando cosa? Ah, oro, ok. Sì, ah, qua c'è, sì, qua abbiamo il cibo. Questo coso qua che non so cosa sia. Smoker, ok. E scendendo vediamo la mia gallina ammaestrata. Qua c'è la stanza con tutte le cose preziose che ho. Sì, dovrei fare la cesta più grande, ma non ci gioco più a questo mondo. E qua c'è la mia camera da letto con una bellissima vetrata sul nulla perché non si vede niente. E anzi, molto spesso mi arrivano i mostri qui la sera quando rimetto i mostri nel gioco e non posso dormire perché c'ho il letto troppo vicino ai mostri. Qua c'è una cesta con tutte cose a caso, sempre. Sono molto brava ad organizzare le cose, direi. Poi vabbè, la mappa, la cosa per fare le carte geografiche e mi sono messa in testa di voler fare una mappa
del mio mondo. E l'avevo fatta tra l'altro gigantesca, quindi ci avrei messo una vita a finirla. Per fortuna no, ho deciso di abbandonare il progetto e iniziare un nuovo mondo. Qua poi c'è una porta che magicamente porta a una grotta. Poi qua di lato abbiamo un bel orto. Basta, questa era la mia casa. Ah no, ora che ricordo, avevo iniziato a costruire una casa sull'albero anche, da qualche parte. Solo che, cioè, boh, mi ricordavo che fosse tipo in questa direzione. Andiamola a cercare. Allora, sì, dovete sapere che appunto quando ho iniziato a giocare a questo mondo qua, cioè io non sapevo, non mi ricordavo niente, non mi ricordavo cosa si dovesse fare a Minecraft, quale fosse lo scopo del gioco, come fare le cose. L'unica cosa che ricordavo è che quando inizi il gioco, quello che devi fare è innanzitutto cercare di nasconderti dai mostri, perché non puoi combatterli, perché non hai niente. Quindi devi prendere risorse il più possibile, costruirti tipo un bunker sottoterra e aspettare la prima notte lì, almeno perché tanto la prima notte non riuscirai mai a combattere i mostri o fare qualcosa, tipo costruire una casa con un progetto dietro fatta per bene. Quindi quello che faccio di solito è prendere legna il più possibile, roba che mi potrebbe servire, e la prima notte dormire in un buco fatto in terra, tipo. Dove minchia era la mia casa sull'albero? Mi ricordavo che fosse qua, in questo bosco qua, ma non so dove sia. Proviamo a salire in alto, il più in alto possibile per cercarla. Ah, eccola! Ah, la vedo! Sì, allora, questa qua su era la mia casa nell'albero. Che, boh, cioè, era pure figo come progetto, cioè, come pensiero, come idea. Solamente che è venuta uno schifo, ovviamente, perché non sono capace a costruire le case, partiamo dal principio, e la funzionalità non è molta, cioè è una casa messa lì in cima a un albero, sì, però per trovarla ci metto una vita, ovviamente. Ecco, se avete qualche consiglio sul come cavolo, cioè, io mi possa riuscire a spostare e trovare le cose in modo decente senza doverle cercare ogni volta, così, oppure senza usare le coordinate, bene, ditemele, perché non li so ovviamente. La cosa bella della casa sull'albero è anche che ha un bellissimo panorama, come vedete. Questa è l'entrata. C'è questa botola qua, ok, perfetto. Come vedete è molto spoglia, non c'è un bel niente perché l'avevo appena costruita. Qua ci ha fatto un bellissimo balcone, come vedete. Poi abbiamo di qua una cesta con dentro robe a caso, come sempre ovviamente, e una fornace con questa bella vetrata per guardare fuori. E qua abbiamo la camera da letto con ben un letto e nient'altro. Ma forse c'è qualcosa qua? No, niente. Ok. Questa è la mia casa sull'albero, come potete vedere. Non sono mai capace a scendere da sti cosi. Ehi, come faccio? Ok, questo era solo per farvi vedere quanto io non sia capace a giocare. Adesso però vi mostro il mio vero mondo, cioè il mondo a cui sto giocando adesso. Si chiama Leolandia perché praticamente era venuto Leo da me. Ah no, questa è l'ultima volta che ci ho giocato. Non ci ha capito niente io in Minecraft, perfetto. Non è, non è il momento in cui ho creato il mondo. Bene, allora, dovete sapere che praticamente Leo era venuto da me e io dovevo fare qualcosa, tipo montare un video o fare qualcos'altro. E allora gli ho detto, vabbè, tieni il computer e prova a giocare a Minecraft, che anche lui ci giocava. Gli ho detto, guarda, prova a rigiocarci perché guarda che poi ci rientri un po'. E allora gli ho fatto fare questo mondo che ho chiamato io Leolandia. Solo che era un mondo bellissimo, strafigo, con tipo un sacco di isole e robe strane, particolari. Cioè, ho trovato tantissime navi del tesoro e roba simile. E quindi ho detto, vabbè, cioè, è troppo bello, quindi continuerò io questo mondo e lascerò l'altro. E infatti è quello che ho fatto. E adesso vi faccio vedere che figata. Allora, qui poi vi spiego cosa sto facendo, è una roba che mi prenderà un sacco di tempo, ma che voglio fare, è un progetto futuro. Allora, questa è la mia casa, un secondo, no, aspetta, aiuto, non è questa. Ok, questa è la mia casa,
come vedete, leggermente più grande dell'altra, che poi alla fine in realtà dentro non è affatto grande, ma vabbè. I mostri, come potete notare, non sono neanche in questo mondo qua, perché mi scocciano, dopo un po' li tolgo, perché... Cioè, io voglio costruire le cose, non mi danno solo fastidio i mostri. Poi, quando finirò di costruire, li rimetterò. Però, per adesso, li tengo. Questa è la facciata della mia casa, che ho modificato ieri, in realtà. Fino a ieri non era affatto così, cioè, tutta questa parte qua non c'era. Solamente che non avevo spazio, e quindi ho dovuto allargarla. Allora... Questa è la mia casa, come vedete mi piace avere le galline in casa, o meglio in realtà, ho guardato dei video di uno youtuber che le metteva in casa e quindi l'ho fatto anch'io, anche se le uova alla fine non so cosa servano, cioè a far da mangiare, solo che io mettendo in modalità senza mostri non ho bisogno di mangiare, ma non importa. Qua c'è il mio letto, cioè c'è tipo la stanza da letto che non sapevo come fare, cioè magari potrei chiudere qua e metterci una porta, così diventa veramente effettivamente una stanza da letto, perché in questa casa originariamente c'era talmente poco spazio che dovevo incastrare tutto e mettere tutto a casissimo, e quindi cioè è tutto messo un po' a caso, però è bella questa casa, mi piace. E soprattutto in questa casa le ceste non sono messe a caso, infatti questa accanto al letto ha un po' di robe per la casa che potrebbero servirmi per la casa, un altro letto come vedete, roba che mi serve per decorare e uno scudo perché non sapevo dove metterlo, sì, ok. Poi abbiamo quest'altra chest con dentro il cibo e bone meal perché non sapevo dove metterlo, sì, anche questo. Poi... ho fatto 3 fornaci stavolta perché sono arrivata preparata. Ho messo sto robo per le pozioni qui, ma ancora non ho fatto nessuna pozione perché devo un attimo entrare nel mood. Facciamo le pozioni e facciamoci qualcosa di importante. Quello che vorrei fare con le pozioni effettivamente adesso è farmi la pozione quella per la lava e andare a combattere i Blades nel Nether, solamente che lo farò dopo il mio progetto che vi spiegherò dopo, e il mio progetto fidatevi che mi prenderà un sacco di tempo, quindi le pozioni potranno aspettare. Qua abbiamo un bellissimo tavolino con 2 sedie e qua c'è la porta principale. In realtà la facciata principale della mia casa sarebbe questa, solamente che alla fine è diventata quest'altra perché utilizzo sempre questa parte qua della casa, solo che io ho trovato questa casa e questo posto dove costruire la casa arrivando dal mare, perché vi ho detto che quando ho iniziato erano solo tutte isole, non riuscivo a trovare la terra principale, cioè continuavo a trovare isole di continuo e a trovare galeoni affondati con mappe del tesoro dentro, e quindi ho trovato tantissimi tesori con un sacco di roba, e quindi ho detto vabbè, cioè, questo mondo è bellissimo, devo usare questo. Poi, quando sono arrivata in questo posto dal mare, ecco cosa ho visto, adesso vi mostro. Tadan! Questa montagna altissima, c'è in lontananza, bellissima, con queste cascate. E ho pensato subito che la mia casa dovesse stare per forza qua. E quindi ho messo la mia casa sotto questa montagna, che in realtà è una cosa molto utile, perché la ritrovo molto facilmente, almeno di solito. Visto che vi ho detto che non sono brava a spostarmi in questo gioco, ecco, così la ritrovo molto facilmente. Poi abbiamo anche quest'altro lato della casa dove non c'è un bel niente, a parte degli alberi. E adesso vi mostro... No, gallina, no! Ok, adesso vi mostro il piano superiore che ho appena espanso, come vi ho detto. Allora, quindi qua ho fatto un'espansione per metterci tutti gli scaffali per fare questo coso, l'enchanting table a livello 30, perché inizialmente stava qua, ma solo che non c'entravano tutti gli scaffali. Quindi ho deciso di allargare la casa e di metterli qua. Qua ho tutto il mio storage system che ho visto da uno youtuber che ha fatto così e che in realtà trovo molto utile perché almeno mi ricordo cosa c'è all'interno di ogni chest. Guardate quanti cavolo di diamanti ho tra l'altro. Qua invece c'è un'altra chest con dentro roba a caso perché non poteva mancare una chest con dentro roba. No, in realtà no, sono cose che hanno un filo logico tra loro. Solo che sì, non so perché l'ho messa qua questa chest. Poi ho un terrazzo con queste cose che ho rubato ad un villaggio e non so a cosa servono però. Guardate che figata sta montagna. Adesso vi faccio vedere il mio giardino e poi vi spiego cosa voglio fare in futuro. Allora, intanto scendiamo. Ehi! Ok, allora, prima di tutto quello che ho fatto è farmi un campo di grano, che è questo. Qua c'è il mio campo di grano, poi qua ho costruito una roba che ho visto da uno youtuber, ovvero un, come si chiama, un campo di sugar canes, di canne da zucchero,
automatico, quindi fa tutto da solo, per fortuna non devo fare niente io. E in effetti è una roba strafiga perché fa tutto da solo e io devo solamente arrivare a questa cesta e prendermi la canna da zucchero quando ne ho bisogno. Poi ho tutto il mio orto dove ho piantato qua, roba che non so che cosa sia, mi sa patate, carote, nether questo che non mi ricordo come si chiama, barbabietole, cocomeri, zucche e bambù che di solito utilizzo per bruciare le cose perché effettivamente qua non ho molto legno, mentre qua ho il mio allevamento di pecore e mucche che come vedete questa volta sono diligentemente divise in due recinti. Vedete, qui mi sono un po' avanzata, cioè ho iniziato a fare robe un po' più pensate e fatte meglio. Poi, non è finita qua, c'è pure la mia miniera che ho appena costruito in realtà. Allora, come potete notare qua, c'è un sistema che ho costruito, visto da un altro youtuber sempre, automatico per portare roba da giù a su. E adesso vi mostro. In pratica c'è un carrello che fa avanti e indietro da giù a su e mi porta tutte le robe in questa cesta. Come vedete infatti questa cesta adesso è bella piena, però ci sono anche robe a caso che ho messo io e che non ho più tolto. Vedete? Eccolo che fa su e giù di continuo. E è lunghissimo sto robo, comunque vi faccio vedere. Ci ho messo non troppo in realtà a costruirla, tutta questa cosa. Non so quanto la utilizzerò adesso perché come vi ho detto ho un altro progetto in mente, però magari in futuro mi servirà. Ho pensato che potesse essere appunto una cosa utile perché secondo me è utile, adesso vi spiego il perché. Cioè perché io se arrivo qua magari, mettete, mi serve questa roba qua, come si chiama? Il coal, quello che è. E le prendo tantissimo, prendo anche tantissima altra roba e non ho voglia di tornare su a casa, posarli, eccetera. Mi basta semplicemente arrivare qui alla fine, che è in questo punto qua, che tra l'altro è a livello tipo 12, 11, siamo al livello 13, quindi ci potrebbero essere diamanti qua. Mettere in questa chest e praticamente finirà dentro il carrello e mi sarà portato sopra. Ritorniamo sopra che vi spiego quello che voglio fare nel futuro prossimo, cioè adesso. Il mio progetto adesso è quello di praticamente cercare di colonizzare la montagna. Come direte voi? Bene, voglio fare un castello sulla cima di questa montagna. Come vedete la montagna è veramente molto alta e ovviamente mi scoccerebbe ogni volta dover risalire tutto. Ah, c'è anche il ciuchino qua! Io ho anche un ciuchino, sì, eccolo. Pensavo che l'avessi perso, invece è qua. Comunque, mi scoccerebbe ogni volta dover risalire attraverso la strada perché mi scoccio a fare tutte queste cose. Quindi voglio costruire un ascensore interno che arrivi quindi in cima. Ovviamente non so come si faccia un ascensore, però mi guarderò dei tutorial per farlo. Una volta arrivata in cima con l'ascensore, cioè ci sono già salita in cima in realtà diverse volte, passando per una strada che ho fatto, ho creato anche un ponte qua, vabbè. Però quello che voglio fare prima di tutto è fare un ascensore che arrivi là in modo più funzionale e veloce. Poi magari in futuro costruirò anche una specie di scala a chiocciola che girerà intorno alla montagna, ma qui si parla di forse probabilmente il prossimo anno, e non intendo il 1° gennaio, ma intendo il 20 dicembre del prossimo anno. Quindi questa è l'entrata al dove ci sarà il mio ascensore. Ho deciso di farla nascosta, non so per quale motivo, perché ci sono solo io che gioco in questo mondo, ma mi pareva una cosa figa farla dietro la cascata, quindi l'ho messa qua. E qua ho fatto il tunnel per arrivare al punto centrale della montagna, che come ho fatto a prendere, vi chiederete voi, ho preso le coordinate dall'alto e ho scavato fino al punto in cui praticamente dovevo arrivare. Ebbene, qui ci sarà un ascensore poi, e niente, questo è adesso il mondo con cui sto giocando. Magari quando il castello sarà finito avrò fatto qualcosa in più, se vi interessa ve lo mostrerò. Ah, poi c'ho il portale per andare nel Nether qua, me l'ho scordata di farvelo vedere. Una volta che avrò finito il castello, come dicevo, magari ve lo farò vedere, vi farò un tour. Fatemi sapere se siete curiosi e se vi piace come idea. Ebbene sì, questo quindi era il mio mondo di Minecraft. Non offendetemi per favore, ve l'ho detto, non sono molto esperta. Ed ecco qua quello che faccio quando gioco a Minecraft. Sì, lo so, devo ancora imparare tanto, non so far quasi niente. E se avete consigli, anzi sono ben accetti. Vi ricordo di farmi sapere se vi potrebbero piacere video del genere in cui effettivamente gioco al gioco e non solo vi faccio vedere intorno quello che
quello che ho fatto, così vedete quanto sono spastica meglio. E niente, detto questo, vi saluto, ci vediamo domani.